queste racchette di una volta, non so se hai provato in qualche occasione a giocarci anche. Sì, in età avanzata ho avuto la fortuna di non dover iniziare con queste racchette. Avevamo già tecnologia più avanzata e quindi materiali più avanzati, però è bello capire da dove si è partiti, cioè la storia del nostro sport, perché stiamo parlando di tennis, è importantissima. Quindi capire da dove siamo partiti e sapere quali sono le origini è altrettanto importante. Ogni tanto mi è capitato di giocare con queste racchette ed è uno sport diverso. Jannik è la punta dell'iceberg, ma no, non c'è solo Jannik. Io faccio il direttore tecnico ormai da 8 anni e ho visto questi ragazzi nascere e crescere, per quello sono particolarmente orgoglioso di loro, dei loro risultati. C'è un sistema che funziona, c'è un movimento che sta crescendo. Ovviamente Jannik poi porta una visibilità importantissima, ha dato un contributo fondamentale in Coppa Davis, avendo portato la Davis a casa dopo 47 anni, ed è importante averlo anche come messaggio positivo. Oltre a grandi atleti, e tra l'altro molto molto giovani, abbiamo dei bravi ragazzi e questo non guasta. Sinner ha fatto veramente molto bene alla comunicazione del tennis. Ormai nei TG c'è sempre il servizio sul tennis. Una volta si viveva di pane e calcio, adesso il tennis ha il suo spazio. Sì, vero, verissimo. Forse il primo è stato Matteo Berrettini con la finale di Wimbledon a riportare in alto il tennis, ed è per questo che siamo anche molto molto contenti che stia giocando di nuovo e aspettiamo che arrivi ai livelli che gli appartengono. Però è vero, Jannik ha reso questo sport popolare, ha reso questo sport importantissimo, non solo lui, si parla di tennis ovunque, e questo per noi è importante. Adesso ci dobbiamo rimboccare le maniche, continuare a crescere e sfruttare l'onda di questo momento. Il suo tempo va un po' più veloce del nostro. Dopo la Davis mi hanno chiesto spesso quando sarebbe arrivata la prima vittoria Slam, abbiamo detto che era questione di tempo, ma il suo va più veloce, quindi in Australia è arrivato il primo titolo Slam. Ripeto, la parte bella di questo ragazzo è che guarda non tanto ai numeri, guarda al miglioramento, guarda al sentirsi migliorato e quindi al lavoro che c'è dietro. Oggettivamente poi le vittorie arrivano di conseguenza.